Si è svolta nel comune di Falconara la conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti per l'imminente campionato di Serie A di calcio a 5 femminile. La squadra del Città di Falconara, già detentrice della Coppa Italia e vicecampione d'Italia nella stagione 2021, ha deciso di puntare sempre più in alto, completando la squadra con l'arrivo di due fuoriclasse portoghesi provenienti dal blasonato Benfica, Fifò e Janice Silva. Vogliamo puntare in alto, ci eravamo andati vicini a fare una sorta di grande slam del calcio a 5 italiano femminile e quest'anno cerchiamo proprio di completarlo. L'innesto, non l'acquisto, perché sono comunque atlete libere dal Benfica di Janice Silva e Fifò, testimonia proprio questo. Le competizioni sono Supercoppa Italiana, Scudetto e Coppa Italia e perché no anche la Champions League. Sì, non ci nascondiamo, vogliamo provarci. Dopo che la Regione Marche è salita sul più alto gradino del podio con l'oro alle Olimpiadi, anche Falconara vuole fare la sua parte nello sport con due stelle del calcio a 5. Ma Falconara trova le sue stelle, trova una grande società e poi chissà, proprio sulle orme di Zamberi vediamo che le giocatrici arrivate hanno peraltro vinto una medaglia olimpica Under 19, medaglia d'oro, per cui diciamo che c'è un ottimo connubio e una città sempre diciamo, più aperta e interculturale che si arricchisce con giocatrici che ormai arrivano da tutto il mondo, da tutta Europa, diciamo, perché Falconara adesso è nel club delle squadre che possono puntare a tutto quello che vogliono. Terzo anno da Citizen per Isa Pereira nel ruolo di difensore centrale. Con l'arrivo delle due connazionali Fifò e Silva sarà una stagione competitiva anche nelle partite di allenamento. Posso solo che essere contenta perché prima di tutto sono due grandissime giocatrici che hanno già dimostrato, sono giovani e hanno ancora tanto a crescere, questo sarà il primo anno da loro. Io posso dire che proverò ad aiutarli, ma credo che dentro il campo loro non ci hanno, cioè, dimostreranno quello che hanno fatto fino adesso e magari qualcosa in più. E io posso solo che essere contenta perché vuol dire che in Portogallo c'è veramente una bella base del calcio 5 e questo ci fa crescere ancora di più. Massimiliano Neri da 12 anni è l'allenatore del Città di Falconara, di cui 4 al settore femminile. Da piccola squadra di provincia ad oggi è una grande soddisfazione. Sono qua da tanti anni e quindi ero qua anche quando non eravamo una squadra forte e vedere questa crescita è una soddisfazione eccezionale. Vedere che giocatrici del calibro di Fifò e Janice, come è stato anche Tati prima, Rafa Pato, me le potrei dire tutte, è un orgoglio per noi che abbiamo fatto tanto lavoro per arrivare a questo punto e per regalare alla nostra città tante soddisfazioni.